Maestro Pagliai, la prima domanda che io le faccio per questo gruppo di amici che ha cura con tanto amore questa pagina Facebook che è dedicata, non è una pagina, è un gruppo al segno del comando. Lei come è stato contattato per questo ruolo indimenticabile di Edward Forster? Beh, sono stato contattato da Daniele Danza praticamente, perché poi io avevo fatto anche il Lawrence d'Arabia prima, avevo praticamente così messo in mostra degli aspetti che forse a Daniele Danza andavano bene per il personaggio. Poi naturalmente non è stato semplice fare la sceneggiatura, perché a parte che c'erano molti sceneggiatori bravissimi, lo stesso D'Agata, Mandarà, Bollini. Bollini, lo stesso Danza, per cui insomma è stata un'avventura che è nata bene e poi è proseguita bene, e poi anche l'esito è stato molto, molto bello, molto, molto importante, insomma, ecco, per tutti, per la musica anche di Romolo Grano, tutto, insomma. Sì, è un È stata una bella cosa, e devo dire che anche tutta la televisione, cioè gli addetti ai lavori, insomma, erano presi molto, e tutti, insomma, abbiamo fatto segno del comando in tantissime persone, però indubbiamente l'orchestra la dirigeva Daniele Danza e io ero entrato proprio nell'atmosfera, diciamo, di questo libro, perché poi è stato D'Agata aveva grande scritto il libro. scrittore, Com'è? grande scrittore d'Agata. Eh beh sì, ma infatti, quindi va bene, comunque. Fra l'altro molto E complesso. mi fa piacere poi che un gruppo di persone se lo ricorda e ha intestato anche, non so, il comando a questo gruppo, insomma, ecco. Beh, Segno del Comando è un capolavoro, maestro, un capolavoro assoluto della Sì. televisione italiana. Cioè poi ci fu sempre interpretato da lei, se regia sempre di Danza, la baronessa Licarini, ma nessuno, credo, nessuno sceneggiato ha mai eguagliato per complessità, come lei stesso diceva, di sceneggiatura, di forze, e per innovazione, perché il mistero era qualcosa che in televisione non era ancora apparso. Poi la parapsicologia non Esatto, era mai stata incontrata, insomma, esatto, quindi esatto. c'era anche un fatto. Infatti devo dire che anche il finale, cioè con questa possibilità di vivere la morte pur essendo in vita, insomma, è molto affascinante, insomma, ecco. E devo dire che gli addetti ai lavori, così in televisione, dice: ma cosa faremo così, ma qui, là, facciamo, insomma, varie soluzioni che poi non sono state prese in considerazione, ma abbiamo lasciato, hanno lasciato e abbiamo lasciato, insomma, così com'era, con i climi, con tutte le varie cose, ma eravamo talmente presi che succedevano anche delle cose molto strane, insomma, in Addirittura. Ah, questo, mentre si girava, insomma. davvero? Questa è una cosa molto intrigante. Beh, sì. Non so, pensi che la script è quella che prende i tempi per le scene, così. Quando abbiamo girato a Caracalla, così con l'orchestra e Sì. Romolo Grano, così, doveva prendere il tempo di questa musica che era, diciamo, in diretta, e a un certo punto Daniele Danza gli fa, dice: quanto è durato? Quanto è durato? Quanti secondi è durato? Oppure, e a lei ha risposto: è andato indietro per 36 secondi. Cioè, Davvero. il cronometro, invece di andare avanti, è andato indietro. Incredibile. Quindi avete Sì, mosso delle energie.
sì, perché come ripeto eravamo tutti presi, insomma, ecco. Quindi il suo ruolo Anche le... quando abbiamo fatto la scena della seduta spiritica, c'erano Ecco. degli uccelli che a un certo punto erano veri, hanno cominciato non a cantare, ma a gridare, insomma, così che ci hanno anche spaventato, tutto sommato. Incredibile questa cosa, maestro, veramente. Sì, ma sai, i climi erano un pochino questi. Quindi lei era molto dentro questo personaggio, suppongo, sì, certo. Sì. Insomma, come ripeto, queste cose, pensi che quello che faceva quel caratterista stupendo, che faceva l'orologiaio, quello così che Sì. accomodava gli orologi, a un certo punto giriamo una scena e dovevamo poi girare il giorno dopo, così, e a lui gli è venuto una cosa agli occhi per cui non poteva più girare. Ma Qui diciamo in quel periodo, poi naturalmente è guarito dopo poco tempo, insomma, poi abbiamo ripreso la cosa, per cui queste c'era un clima forze, molto particolare, c'era questo segno del comando che comunque aveva queste forze, riuniva queste forze, insomma. ecco. Beh, sì, È certo. incredibile queste cose, veramente molto bello. Quindi sicuramente è un personaggio che amerà, immagino, insomma, magari non ne può più Beh, sì. di questo Forster, magari da un lato. Ma mi è rimasto dentro anche a me, insomma, anche perché devo dire che parecchie persone lo cercano, non so, su Rai Play, non so, lo Certo. cercano, lo fanno vedere ai propri figli. Sì. Ai propri figli lo fanno vedere perché molto probabilmente erano stati stregati anche loro, insomma, così. Allora, siccome è una cosa mistero, tutto quello che poteva avvenire Mistero, sì. non poteva ferire, diciamo, anche o non può ferire i giovani, i ragazzi. No, infatti io lo consiglio a tutti, lo faccio vedere a tutte le persone che conosco, insomma, cerco di dire, andate su YouTube, ci sono tutte le puntate, fra l'altro, quindi è Sì, dappertutto. certo. Poi hanno fatto una nuova versione, io l'ho acquistata circa 3 anni fa, la Rai ha fatto una nuova versione, l'unico peccato è che non si trova in Blu-ray, ma solo in DVD. Però c'è, esiste in No, HD anche adesso. quello che ha fatto la Rai? Sì, Questa sì. o questa? Sì, la Alla Rai Rai. ha fatto un bel cofanetto nuovo, io li ho acquistati tutti nel tempo, quelli che sono usciti dal primo all'ultimo, e l'ultimo devo dire si vede molto bene ed è fatto veramente molto bene. Ma E mi parla sempre del segno del comando segno del o pure comando, di altre regie del segno segno del del comando? comando, segno del comando, proprio Ah, sì. va bene, Ovviamente segno del comando, no, è stato ineguagliabile, io credo che nemmeno Ritratto di Donna Velata, che comunque toccava un argomento sul paranormale, non è mai arrivato all'altezza del segno del comando. Non... sì, abbiamo saltato il muro, insomma. Sì, con grande coraggio devo dire. E poi insomma, diciamocelo, gli occhi di Edward Forster sono gli occhi di Edward Forster e sono gli occhi del maestro Pagliai, non c'è niente da fare. Grazie, grazie del complimento. Beh, la Se verità, spero che maestro, sia un complimento. è un complimento. Lei è ancora un uomo bellissimo, maestro, ma stiamo scherzando. Cioè, conta tanto questo volto, è rimasto impresso, insomma, la bellezza di questi occhi, di questi lineamenti, questa voce, la bravura, tutto un insieme di cose che hanno fatto sì che lei abbia dato vita a un personaggio indimenticabile. Grazie, la ringrazio Guardi, molto. io poi ring io ringrazio lei e le auguro il meglio, sperando che possa partire di nuovo col suo lavoro. Ah, sì, grazie, Che è grazie. il teatro essenzialmente, Senz'altro, insomma, sì, quindi lei è teatro. un uomo di teatro, quindi io Sì, ma infatti. le Senti, auguro di devo poter andare lavorare. per registrare adesso una cosa in streaming, Sì, cosiddetto. certo. E beh, insomma. Purtroppo è un momento in cui ci si deve adattare a fare magari anche cose, purché la cultura vada avanti, maestro, questo è importante. Sì, guardi, 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 sì. È una cosa che, insomma, sai,
un'accademia così importante come quella della Silvio D'Amico, dove c'era Sergio Tofano, Orazio Costa, Giorgio Passani, Wanda Capodaglio, Ione Morino, insomma, hanno insegnato vari climi, hanno insegnato anche come poter interpretare certi personaggi e anche che a parte con i respiri, con i toni, con tutte queste cose, per cui io mi ricordo sempre di alcune lezioni di questi personaggi. Beh, la cultura è quello che ci salva, specialmente in momenti come questo, io credo. Sì. Veramente abbiamo bisogno di spessore, Eh sì, perché insomma, esattamente. Beh, Voglio fare critiche, sì, no, perché sarebbe. poi ogni periodo ha le proprie espressioni, comunque sì, il teatro è quello, io amo sempre il teatro e E chi meglio di lei? spero di continuare a farlo anche se la mia età ormai è matura, insomma, Maestro, glielo ripeto, lei è ancora bellissimo, per cui cosa c'entra l'età? Va bene, sì, la ringrazio. Nel suo caso l'età è un particolare. Va bene. La ringrazio. Grazie a lei, mi saluti e mi abbracci tutto il gruppo. Ecco, saranno felicissimi. Grazie maestro, davvero grazie per il stuolo, la gentilezza, insomma, che c'è, questi minuti che ci ha dedicato. Grazie a lei, grazie a tutti e spero di incontrarvi ancora attraverso il video. Volentieri, noi aspettiamo. Va bene. Un abbraccio e buon lavoro. Tanto lavoro le auguro e Grazie. tanta felicità. Grazie anche a voi e a tutti. Buon Grazie. Natale. Grazie altrettanto maestro. Grazie. Grazie.